Potenta, parla ragazzi, qua Alex, l'ho già migato, ci sono da solo e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video. E ragazzi, stranamente, ambiguamente, questo qua è il mio nuovo video abbastanza particolare e speciale. Perché? Perché oggi ragazzi sono qui a presentarvi una recensione. La recensione di Gareth Bale in forma, che dopo aver segnato, dopo aver fatto una tripletta settimana scorsa con il suo Real Madrid, è appunto stato messo nel nuovo Team of the Week di mercoledì 4 dicembre. Allora ragazzi, innanzitutto, prima di iniziare ci tengo a dirvi un paio di cose. La prima volevo ringraziare FaconioStash, che mi ha dato l'occasione, l'opportunità di fare questa recensione. FaconioStash è quel sito che io consiglio a voi per comprare crediti. Infatti, se siete interessati a comprare crediti di FIFA 14 per Play 3, Play 4, Xbox, Xbox One, andateci. Una piccola cosa c'è da dire, che avendo lo stesso mercato la Play 3, la Play 4 e la Xbox, Xbox One, loro tengono, diciamo, come pacchetto crediti quello per la Play 3 e per l'Xbox 360. Però ragazzi, sappiate che se voi siete interessati a prenderlo per Play 4 e Xbox One, non cambia niente prenderli appunto rispettivamente per Play 3 e per Xbox 360, dato che il mercato è uguale. Seconda cosa ragazzi, ci tenevo un attimo a chiedervi una piccola cosa. A fine del video vi chiederei gentilmente di lasciare un mi piace, sì, a parte il mio mi piace, ma un commento con scritto cosa, scrivendo un pregio, un difetto di questo video, in modo tale che io mi possa migliorare sui miei punti di debolezza, ma particolarmente possa far risaltare, posso concentrarmi di più sui miei punti di forza, quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica. Comunque, banda alle cianci, ciancio bandiamo, eccoci qua a presentarvi la recensione di Bale. Bale ragazzi si presenta con un 88 di overall, 88 di rating più 1 rispetto alla versione precedente, o meglio quella normale. E ragazzi, c'è da dire una piccola cosa, c'è una storia abbastanza ambigua intorno a questo ragazzo. Perché ragazzi, su FIFA 2010 si presentava come un terzino sinistro, su FIFA 2012 è stato spostato esterno sinistro, o su FIFA 11, non mi ricordo, su FIFA 13 è rimasto esterno sinistro, però a fine del gioco, quando sono usciti i nuovi transfer, è stato spostato ad AT. E invece su FIFA 14 era una T e la sua versione in forma si è spostata ad esterno destro. Quindi mi sembra una cosa straambigua a pala poco. Comunque, ribando, ciancio le bande, siamo qui a presentare la recensione di Bale. Statisticamente parlando, Bale ragazzi presenta 93 di velocità, 86 di tiro, 85 di passaggi, 86 di dribbling, 75 di difesa, 77 colpi testa. In 5 partite che l'ho utilizzato mi ha fatto 5 gol e 5 assist, quindi una media gol e assist abbastanza buona, non dico tremenda, però buona. Presenta come work rate alto e normale, o meglio alto e medio. Il suo piede preferito è il sinistro, poi ha 3 stelle di piede debole e 4 stelle di mossa abilità. Ragazzi, ci tengo subito a dirvi che Bale è magico subito, d'impatto, perché è un mancino che si trova sulle fasce destre, e i mancini sulle fasce destre stragiano, ve lo posso assicurare. Adesso ragazzi, andiamo subito a vedere le sue statistiche nel gioco, in game. Allora ragazzi, Bale è un giocatore completissimo. Come potete vedere, praticamente tutti i suoi valori sono sopra l'80, è veramente forte. Però ragazzi, non avevo visto una piccola cosa prima di usarlo. Che cosa non avevo visto? La sua agilità, il suo equilibrio e la sua elevazione. Perché rispettivamente ha nell'agilità 79, nell'equilibrio 67, nell'elevazione 71. E ragazzi, per me questi sono fattori determinanti che un giocatore deve avere. Infatti, un giocatore può essere forte tutto, può essere anche forte fisicamente, può essere veloce, avere uno scatto della Madonna. Però se non ha quel poco di agilità per appunto fare questi scatti, se non ha quel poco di agilità per fare i dribbling, o meglio anche quell'equilibrio, un giocatore deve avere dell'equilibrio, perché ovviamente spesso dopo aver fatto i dribbling dovrà un po' fare a spalla contro l'avversario, e se dopo aver fatto i dribbling questo giocatore cade, è praticamente inutile farli. Quindi ragazzi, questa qua è la pecca enorme di Bale. Per me questa è veramente una pecca gigantesca. Perché? Allora, Bale, come ho detto, è un giocatore completo. Segna e fa dei tiri a giro tremendi, proprio veramente belli. Stessa cosa anche per le punizioni. Io non ve l'ho fatti vedere, però prima, mentre non registravo, mi ha fatto anche un grandissimo gol di punizione. Però ragazzi, la mia opinione è un esterno. L'esterno cosa deve fare? Deve fare le peggio cavalcate. E ovviamente per fare le peggio cavalcate serve lo scatto e l'accelerazione, e queste sono caratteristiche che Bale presenta alla grande. Però ragazzi, a un esterno serve anche quel po' di equilibrio, perché mettiamo caso Bale vuole rientrare a giro, appunto vuole fare un tiro a giro. Per fare il tiro a giro deve rientrare, quindi deve scartare. Però se questo giocatore, dopo aver provato lo scartaggio, non sta in piedi, o meglio non è tanto agile da riuscire a fare quel determinato scartaggio, non serve a niente. Infatti questa qua è veramente la pecca di Bale. Io dopo vi farò vedere i pro e i contro di questo giocatore. Nei contro ho messo veramente il prezzo, perché il suo prezzo va dai 2 milioni ai 3 milioni di crediti, sia su Play 4 e sia che su Xbox One. E ragazzi, non li vale assolutamente. Io infatti ho deciso anche di mettere, diciamo, delle unità
sui pro e contro, ma dopo vi spiegherò meglio. Quindi un contro è il prezzo. Seconda cosa, ragazzi, sui work rate. Perché? Perché se uno va a spendere 2 milioni di crediti per un giocatore, questo giocatore lo vuole usare, e come esterno destro Bale è un po' sprecato, quindi si dovrebbe utilizzare come ala destra o come ATD. Però se si usa come ATD e come ala destra, Bale non sta mai nella sua vera posizione. Infatti io vi ho detto i suoi work rate che dovrebbero essere alto e medio, ma ragazzi lui non li dimostra. Dimostra un medio medio o addirittura medio basso. Infatti questa qua per me è una pecca bruttissima. Qua vedete infatti come si butta per terra, come la sua mancanza di equilibrio. E ragazzi, questa qua è una cosa bruttissima, perché per me è inutile spendere 2 milioni, 3 milioni di crediti che siano per un giocatore che non si utilizza, perché sappiamo tutti che gli esterni destri si usano più per crossare, più per passarla, che per segnare, ecco, rispetto alle ale, ecco. E andiamo infine a vedere quali sono in poche parole i suoi pro e i suoi contro. Bale, ragazzi, è un giocatore con uno scatto abnorme, con una velocità impressionante, ed è un giocatore completo. Invece i suoi contro quali sono? Il prezzo, perché costa veramente tanto, l'agilità, ma soprattutto l'equilibrio. Per me, come ho già detto, è assurdo che un giocatore abbia 86 di dribbling ma che poi non lo possa utilizzare realmente. E poi i suoi work rate, perché appunto Bale, se lo si utilizza come alla destra, non sta mai nella posizione in cui dovrebbe stare. E personalmente, se si vanno a spendere 2 milioni, 3 milioni di crediti per un giocatore deve soddisfare queste richieste, ecco. Quindi ragazzi, infine parliamo un attimo del modulo in cui io lo consiglio e della carta d'intesa che consiglio di applicarli. Allora ragazzi, io lo consiglio di utilizzare in un 3-5-2, però vi dico subito che prendetelo ed utilizzatelo in un 3-5-2 solo se avete soldi da spendere. Se invece avete 2 milioni giusti e volete farvi proprio una squadra attorno a Bale scarsa, non prendetelo, perché ragazzi, utilizzarlo come ala secondo me è una follia. Invece con che stile d'intesa lo consiglio di utilizzarlo? Con lo stile d'intesa architetto. Cosa fa lo stile d'intesa architetto? Aumenta passaggio e testa, che per un esterno destro sono caratteristiche abbastanza importanti. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Io devo scappare, tra 4 minuti devo uscire, devo ancora andare a mangiare, quindi pensate un po' che magicata. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di scrivere un pregio e difetto di questo video, se appunto parlavo veloce e vi ho appena spiegato il motivo. Quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente, a palazzo, al prossimo video, bolla!